Indubbiamente la cosa che mi ha subito colpita e favorevolmente è quello di fare lo sforzo di mettere moltissimi soggetti che contribuiscano alla realizzazione di questa quantità di informazioni, perché noi abbiamo sicuramente bisogno, e parlo di nuovo dal punto di vista prettamente turistico e non soltanto, diciamo, scientifico, abbiamo bisogno, come dire, di ancora, anche su Torino, che è già molto avanti rispetto ad altre parti del territorio, fare, come si dice, marketing interno, quindi di lavorare ancora sulla convinzione di chi vive in questa città, vive nella città metropolitana, vive nella regione, che effettivamente ci sono tantissime cose di grande eccellenza, di notevole qualità, che vanno raccontate e che vanno raccontate anche agli altri, ma se non siamo, come dire, convinti noi stessi di quello che proponiamo, chiaramente la forza è diversa. In più sono molto contenta come direttore di Turismo Torino e Provincia che non ci si ferma ad un territorio, anche se molto importante, come la città, ma si va molto in là. E abbiamo anche molto spazio per lavorare, secondo me, con quelle realtà già aggregate che parlano, per esempio, di prodotto tipico, che parlano di prodotto di qualità del nostro territorio, che è tanto. Ecco, quindi io direi che sempre di più da oggi in avanti ci dobbiamo ricordare che abbiamo questo prezioso strumento e abbinarlo anche a tutte le azioni che possiamo fare, oltre, come diceva giustamente l'assessore, avere poterlo inserire come riferimento nel nostro sito, nel sito della città o di altri che abbiano questa possibilità di raggiungere, insomma, molti visitatori, e quindi cercare di fare proprio da volano per animarlo e sempre di più, perché devo dire che questo è proprio un progetto praticamente senza fine, no? Perché poi gli argomenti sono tanti e le informazioni ancora di più. Quindi so che già ci sono stati dei contatti con le associazioni di categoria, albergatori, eccetera, noi regolarmente lavoriamo con loro e quindi ancora di più, ecco, abbiamo un motivo in più ancora per lavorare insieme. Quindi grazie a voi e buon lavoro a tutti. No, grazie.